indicare il nome, ma per quanto riguarda la quantità e la provenienza politica dovrebbero essere vincolati, la quale cosa mi pare che costituzionalmente non sia molto legittimo. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Nuti. Grazie Presidente. Solo per dire che ci troviamo ad analizzare una riforma costituzionale con degli errori veramente grossolani, ma la scelta è fra la possibilità di modificare qualcosa, cioè di migliorare la riforma costituzionale, ed invece lasciarla così perché gli accordi fra i partiti non prevedono migliorie a questa riforma costituzionale, come se si trattasse di carta straccia. L'emendamento tende, quello del Movimento 5 Stelle a prima firma D'Ambrosio, sottolinea che al momento delle elezioni regionali l'indicazione dei futuri senatori sarà espressa dai cittadini con delle specifiche distinte scelte sganciate da quelle espresse per le elezioni dei consiglieri regionali. Quello che voi state facendo è bocciare qualunque proposta perché non volete migliorare questo testo. Grazie. Grazie Simone Valente. Onorevole Simone Valente. Grazie Presidente. È evidente che le numerose proposte emendative su questo punto vogliono sollevare un problema. Le parole inconformità, che ricordo sono state inserite al Senato, vogliono denunciare come non la volontà dei cittadini non sarà sicuramente portata avanti dalle istituzioni, perché non potranno scegliere direttamente chi andrà a sedere in Senato. Proprio per questo motivo questo emendamento, come quello precedente del collega Toninelli, vuole vincolare maggiormente i consiglieri regionali al rispetto delle indicazioni date dai cittadini sui futuri senatori al momento delle elezioni regionali. Vogliamo dare più potere al popolo, perché stiamo capendo che le istituzioni, compresa questa Camera, se ne stanno fregando completamente dei cittadini italiani, e il silenzio del governo e della maggioranza testimoniano ogni giorno questa presa di posizione da parte dei partiti. Grazie. Grazie, onorevole Duva. Sì, Presidente, grazie. Intanto chiedo la possibilità di sottoscrivere questo emendamento, che mi sembra di buon senso, perché di fatto stiamo cercando di migliorare un testo che è troppo vago. Del resto noi siamo il legislatore, non dovremmo lasciare troppa interpretazione, perché poi sappiamo cosa succede quando si lascia troppe interpretazioni alle leggi che noi facciamo. Noi vogliamo in questo momento chiedere, che è molto semplice, inderogabilmente secondo i voti appositamente espressi. Se noi dobbiamo indicare quelli che saranno i prossimi futuri senatori, dobbiamo anche dire che